La chiusura di Yo-Kai Watch Wibble Wobble è stato un duro colpo per tutti quanti i giocatori europei ed americani. Però se da una parte siamo tristi, dall'altra siamo ben felici per ciò che ha detto Level 5 poche ore dopo l'annuncio. Dove un'avventura finisce, ne inizia un'altra. Beh, io direi che questo fa ben sperare per l'uscita di Yo-Kai Watch Busters. Se da una parte Yo-Kai Watch Wibble Wobble finisce, da un'altra sembra che prenderà piede un'altra nuova avventura nel mondo degli yokai. Ovviamente, quasi ovviamente, Yo-Kai Watch Blasters, non so come l'abbiano localizzato, probabilmente l'hanno localizzato Blasters per motivi di copyright con il famoso film Ghostbusters. Non so cantare, quindi evito di cantare. Ad ogni modo, se questa notizia è vera, avremo presto, molto presto, Yo-Kai Watch Busters o Blaster che dir si voglia, e con l'arrivo di Yo-Kai Watch Blasters avremo anche sicuramente l'arrivo di Yo-Kai Watch 3 Sushi Tempura e con un po' di fortuna anche Sukiyaki. La cosa che mi lascia perplesso però è quello che è successo qualche settimana fa, ovvero c'è stato il Nintendo Direct. Hanno annunciato titoli e titolozzi. Ora, hanno annunciato titoli che usciranno su Nintendo 3DS nel 2019. Ora, il ciclo vitale del Nintendo DS, come annunciato da Reggie Fils-Aim, grande presidente di Nintendo of America, ha detto il Nintendo 3DS lo supportiamo fino a fine 2018, poi ciao. Tutti quanti, era ora. E lo dico anch'io. Era ora. Per carità, è una console che ho amato tantissimo, 40 giochi penso che possano siano abbastanza per dimostrarlo, e anche 6 console per casa di Nintendo 3DS. Ad ogni modo, Reggie Fils-Aim ha detto fino al 2018, poi morto. No Reggie, escono giochi anche nel 2019, e doveva uscire quest'anno, a detta Leaker che stanno a stretto contatto con Nintendo, quest'anno uscirà il Zelda definitivo come canto del cigno del 3DS. Sì, ma zio, il 3DS muore nel 2019, l'hanno appena detto. E quindi probabilmente questo ipotetico Zelda verrà rimandato. Se da una parte il 3DS, purtroppo il vecchietto ancora, continua a campare e non va in pensione, dall'altra sono contento perché significa che comunque sia potremo avere un ipotetico Inazuma Eleven Go Galaxy e finalmente Yo-Kai Watch 3. Perché sono più contento di Yo-Kai Watch 3 che di Inazuma Eleven? Perché Yo-Kai Watch 3 è stato un titolo castratissimo, è arrivato tardi, l'hanno portato male, hanno fatto un marketing pessimo col 2. Con Yo-Kai Watch 2 si sono ripresi alla grande, ma oramai il brand era in declino. Hanno portato un brand che da noi poteva sfondare quando il ciclo vitale del 3DS era a pieno regime. Nel 2013 era appena iniziato, aveva un grandissimo potenziale da offrire, ma no, l'hanno portato tardi, quando oramai il 3DS stava morendo. Nel 2016, ma vi pare ovvio? Dai, su, vi pare una cosa normale da fare, portare un giocone come Yo-Kai Watch che munge numeri ancora in Giappone, sta mungendo numeri su numeri. Portarlo quando oramai 3DS, 2-3 anni di vita al massimo. Dai ragazzi, su. E dopo qualche piccola news su Yo-Kai Watch, passiamo a quelle su Pokémon e poi alle news sul canale. Dato che sto cercando di far diventare questa news non una cosa settimanale, per carità, perché non ce la farei mai, parliamo un attimino di Pokémon. Pokémon, dovrebbe esserci a breve un Pokémon Direct, nonostante molti leaker, uno che si è proclamato il leaker dei leakers, ha detto che ci sarebbe stato un Pokémon Direct il 28 marzo. E dove sta? Io non ho visto nulla. Ma non è l'unico, tanti, uno, perché ovviamente c'è gente più furba e c'è gente meno furba. Quello meno furbo ha detto che 28 sicuramente ci sarebbe stato, un altro ha detto forse, e sottolineo forse, c'è un Pokémon Direct 28. Prendete le mie parole con le pinze.
Allora lui alza le mani prima, dice non possiamo dargli addosso, mentre quello che ha detto che 28 ci sarebbe stato un direct ha preso merda su merda, poverino, però si è già ripreso e quindi vabbè, va bene così dai. Comunque sia, stiamo ad aprile, se tutto va come è andato Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha, allora avremo un trailer di presentazione a maggio. Ma quelli erano remake. E se veramente l'immagine che vedete è reale, allora, cavolo, siamo davvero vicini all'uscita. Potrebbe realmente uscire quest'anno e potrebbe realmente esserci a breve un Pokémon Direct, non a maggio ma ad aprile. Ed io direi grazie, grazie Nintendo, era ora. Aspetta, Nintendo non c'entra niente con il Direct, c'entra solo Game Freak e The Pokémon Company. Beh, grazie The Pokémon Company e Game Freak, era anche ora. Se il gioco esce quest'anno, se esce il prossimo anno. No, potevamo aspettare ancora un po'. Ma esce quest'anno, giusto? Quindi grazie. Per quanto riguarda il canale, beh, ho caricato insomma diversi video particolari che ti fanno pensare, ma Andre Link ha detto che caricava 2 video al giorno, e invece sta caricando robaccia che non richiede alcuno sforzo. Ed è vero, sto caricando roba che non richiede sforzo, ma perché sto registrando materiale per i giorni a venire. Non è che mi sto grattando le palle. Beh, sì, tra un video e l'altro sì. Però, insomma, quello che voglio dire è che sto registrando roba, sto editando, sto perdendo le diottrie al computer per portare, insomma, più video più elaborati, bene o meno, e non mancare giorni di upload, perché voglio riuscire a portare, se non proprio non tutta la settimana, almeno per 3-4 giorni, 2 video al giorno. Quindi cercare di caricare almeno 9-10 video a settimana anche. Insomma, non è che YouTube è il mio lavoro, però, insomma, c'ho il tempo di farlo e quindi quando c'ho tempo lo faccio, quando non c'ho tempo non lo faccio, insomma, chiaro come sole, no? E poi la bella notizia! Come ho detto, non avrei iniziato Yo-Kai Watch Puni Puni, e invece sta qua. Anche se non è a fuoco, sta lì in alto. Non ce l'ho fatta a resistere, il mio spirito da gamer si è risvegliato, ho fatto una manifestazione, sono diventato un evocatore come Ninazuma Eleven Go, ho evocato il mio spirito guerriero, ha preso il sopravvento, ha preso il telefono, ha fatto tutto quanto lui. Che poi in realtà la PK per Yo-Kai Watch Puni Puni si deve scaricare da internet, però. Tanto è un'applicazione gratis, quindi anche scarichi una PK che sullo store è gratis. Insomma, non ti può dire niente nessuno. Tranne quelli che craccano Spotify, quelli sono delle persone brutte e cattive. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Quindi, Yo-Kai Watch Puni Puni. Ho fatto delle pull interessanti. Una pull interessante ieri. Ad ogni modo, Yo-Kai Watch Puni Puni tornerà presto. Quando avrò farmato abbastanza per sbloccare, per slottare, non sbloccare, per slottare Yokai sulla slot americana. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi ai link per Twitter e anche per Instagram. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!